Nel cuore delle foreste del Madagascar vive l'Indri, il più grosso lemure vivente e l'unico a comunicare cantando. Indri è l'unico primate a cantare tenendo il ritmo come noi. Purtroppo questo affascinante animale è a rischio critico di estinzione a causa della distruzione del suo habitat. Non si sa con precisione quanti individui siano rimasti in natura. Gli Indri non sopravvivono in cattività, quindi è fondamentale proteggere questa specie nel suo habitat naturale. Teresa, Valeria, Chiara e Filippo, siamo ricercatrici e ricercatori nel laboratorio di etologia dell'Università di Torino. Da 15 anni studiamo e proteggiamo i lemuri cantanti nella foresta degli alberi dragone in Madagascar, dove vivono gli Indri, la cui popolazione attualmente è in declino. Ci sono due modi per aiutarci a salvarli: venendo con noi nelle foreste pluviali del Madagascar, oppure sostenendo noi e i nostri ranger nelle attività di ricerca e conservazione dei lemuri di Maromizza. Con il tuo aiuto possiamo comprare materiale fondamentale per trovare e studiare gli Indri nella foresta senza disturbarli. Quello che ci serve sono 25 fototrappole per individuare gli animali, 5 GPS per registrare la loro posizione nella foresta, 5 registratori per registrare i loro canti e 5 videocamere per riprenderli. L'Indri è il lemure più minacciato al mondo. Il suo habitat naturale sta lentamente scomparendo. Se tutte le foreste bruceranno o verranno utilizzate come campi per l'agricoltura, il lemure cantante si estinguerà. L'Organizzazione Mondiale per la Conservazione della Natura dice che la cosa più urgente al momento è fare un censimento, ossia stimare quanti di questi animali sopravvivono ancora in natura. È proprio questo che vogliamo fare insieme con i nostri ranger e sarà possibile grazie al tuo aiuto. Se raggiungeremo il budget richiesto, l'Università di Torino raddoppierà il finanziamento. Abbiamo bisogno di te. Dona ora su ideaginger.it.